titolo nel mirino della settimana. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta, di quale titolo si tratta. Eccolo qui, Shooker Frames. Da più di 25 anni si progettano finestre naturali in legno, alluminio e legno vetro strutturate. Perché ho letto nello specifico caso tutto quanto? È perché leggiamo delle parole tipo alluminio che rimandano a un'analisi, insomma, che facciamo sempre, no, sulle materie prime, sulle performance che le materie prime in questo momento hanno. Però, insomma, ovviamente lascio dire a te perché hai scelto questo titolo, probabilmente anche per altre ragioni. Sì, semplicemente mi fa piacere ogni tanto parlare di aziende italiane che sono delle eccellenze, delle chicche. Shooker Frames ha un core business estremamente, estremamente preciso, focalizzato sulla qualità dei loro prodotti, sulla bellezza e così via. Adesso spero che mi mandino una grata, almeno gratuitamente, dopo queste parole. Ma poi sostanzialmente il motivo è, come al solito, grafico di analisi tecnica, ossia Shooker Frames, secondo me, ha un movimento di medio e lungo periodo che ormai comincia a essere estremamente interessante e credo che sia opportuno andarla a mettere in watchlist, visto che comunque parliamo di un'azienda piccola ma solida e che ha, da quando è stata quotata, un trend di fondo anch'essa rialzista. E quindi queste due componenti, la particolarità e la solidità del titolo, così piccolo da essere molto spesso anche decorrelato dai mercati, può darci sicuramente degli spunti molto interessanti di ingresso anche di medio periodo. E potremmo anche iniziare magari a Sì, vedere il primo grafico, se sei d'accordo, partendo dal daily. certamente. Allora, andiamo a vedere il grafico daily, poi abbiamo anche quello settimanale, così li vediamo a confronto. Eccolo qui, Enrico. Ok, il grafico daily ci evidenzia come dall'inizio del 2021 Shooker Frames sia salita e avesse una resistenza in area 730 e 740, resistenza che poi è stata rotta all'incirca, lo vediamo sul grafico a metà grafico, dove ho messo proprio ho evidenziato in giallo la resistenza. Da quel momento in poi c'è stata una salita ripida fino ad arrivare all'inizio di quest'anno dove ha iniziato a stornare. Ha iniziato a stornare e si è andato a formare un canale ribassista anche molto preciso secondo me. E questo canale ribassista potrebbe andare a compimento con il prezzo, ossia il prezzo potrebbe andare fino alla parte bassa del canale ribassista che vediamo nella ellisse gialla. Coincidere con il livello statico che precedentemente era stato resistenza e che a questo punto sarebbe un supporto. Quindi Sì. avremmo una doppia area supportiva, la base del canale e il supporto statico, per entrare a un prezzo molto più basso rispetto ai massimi, perché era sopra 11 euro. Quindi area 7,35, 7,40, come ho scritto, significherebbe uno storno sostanzialmente quasi del 40%, ma entrare comunque in un'ottica di trend primario che resterebbe comunque rialzista. Quindi compriamo un qualcosa che secondo me vale molto a un prezzo molto conveniente. Ok. E quel livello, Manuela, secondo me nel grafico weekly si può proprio anche andare a evidenziare come sia un livello che il mercato potrebbe sentire in quanto se noi andiamo ad applicare al grafico la griglia di Fibonacci. Dai livelli minimi di metà del 2021, vediamo come proprio ci sia stata una ripartenza importante e il ritraccio fino a quel livello coinciderebbe con uno dei livelli più importanti della griglia di Fibonacci, quindi il 38,2. Per cui è un livello che sicuramente anche i mercati vanno a evidenziare e a monitorare. Quindi area 7,35, 7,40, se raggiunta. Se l'area dovesse tenere da lì il titolo iniziare a fare una o due sedute in verde, potrebbe essere secondo me un livello interessantissimo in ottica di medio periodo per mettere in portafoglio e quindi portafogliare Shooker Frames. Ok, allora bene, no, mi piace anche il fatto giustamente di porre l'attenzione sulle aziende italiane, questo sicuramente, anche perché insomma spesso ci diamo la zappa sui piedi da soli e non riconosciamo le nostre eccellenze, quindi oltre a essere diciamo questa una sorta di rubrica per l'operatività e quindi che comprende X titoli, però insomma è importante anche guardare a quelli di casa nostra. Grazie Enrico, titolo nel mirino della settimana, Shooker Frames.